Continuo questo vlog, in realtà sto facendo vlog un po' così in questi giorni perché tra il lavoro e impegni vari, bambini eccetera, sto facendo un po' di pasticcio con i vlog, vi dico la verità, però vabbè. E niente, vi ho fatto anche un reel su questo fondotinta di Astra, il Transformist, mi sta piacendo tantissimo perché sia fondotinta che correttore. C'è scritto proprio foundation più concealer, fondotinta più correttore, super coverage, semi matte finish. Mi piace tantissimo anche per proprio il metodo di applicazione, quindi ne prenderò sicuramente poi un altro perché mi piace proprio tanto tanto tanto. Proprio tantissimo. Io di solito lo metto qui e faccio. Mi disegno la faccia in sintesi. Ah, sì. Stra contenta anche della piega che mi ha fatto appunto Anna ieri. Anna e Chiara, perché Anna mi ha tagliato i capelli, lei l'ha detta al taglio e Chiara mi ha fatto la piega. È veramente bello, mi piace anche perché, guardate, ci ho dormito tutto e sono ancora bellissimi. E basta, poi non avendo capelli tanto grassi, anzi, praticamente no, zero grassi, mi durano tanto, quindi spero arrivino, sicuramente non avranno questa piega, però almeno fino a martedì, oggi è domenica. E così c'è il compleanno di papà e sono a posto. Insomma, magari gli do una ripassata con la piastra o col ferro, adesso vedo. E poi li laverò martedì sera, insomma, appena la festa, diciamo, è finita, oppure mercoledì. Però mi durano veramente tanto, quindi cioè, mi profumano proprio di pulito per giorni, quindi non li lavo spesso anche perché sono molto lunghi, quindi almeno 4 giorni li tengo. Mi durano, ecco. Niente, adesso mi finisco di preparare perché oggi è domenica, abbiamo anche Fede, quindi vogliamo uscire un pochettino. C'è anche una bella giornata di sole. Vi dico la verità, stamattina voglia di vivere zero. Infatti, sta tra Riccardo e Fede che mi hanno detto: dai, usciamo, facciamo. Ho detto: vabbè, dai, usciamo perché altrimenti. E allora mi sono fatta trasportare dal loro entusiasmo perché proprio stamattina io non ne volevo sapere. E quindi niente, finisco di truccarmi e poi vi faccio vedere il risultato alla fine. Su Instagram, dimenticavo, mi avete chiesto in tantissime di questa terra che ho messo nel reel, è sempre di Astra, la Pure Beauty Mosaic Face Powder, è 90% di origine naturale di ingredienti, è fatta così. E io appunto prendo un po' di tutto, sbatto sempre e poi faccio di solito più o meno una C, quindi fronte, riga qui e qua, va così, sfumando bene poi verso il collo comunque, per dare un po' di colore, perché per me il fondotinta, quello là, quello dopo è troppo scuro, ma questo è un pochino troppo chiaro e quindi la terra serve, sfumo un pochettino. Outfit per l'uscita della domenica. Ho messo jeans, vabbè, stivaletto, e questa qui verde e cardigan blu scuro sopra. Siamo pronti, metto giacca. Adesso vieno a prenderci qui davanti con la macchina e si va. Andiamo a mangiare al McDonald's. Loro non sanno nulla, ovviamente. E diretto per negozi. Partiamo da te. Eh no, questi qua sono i due large. Ah, sono i large? Sì.
Allora Ricky vuole il crispy. Adesso devo scegliere il mio? Sì. Andiamo, oddio, sono indecisa. Sopra. Quello lo assaggi da Ricky. Vabbè. Io personale. Quale vuoi? Io quello là con la carne, normale con le patatine. Questo? Sì. Tanto poi prendo anche un altro panino. Ha detto toast con le patatine. Poi. Altre bevande. Coca-Cola e Coca-Cola anche tu, no? Sì, sì. Tre volte l'ho presa a prendere sto panino. Ti vedo. Perché è alto. C'è la festa. Di carnevale. Voglio fare le cosine. Non lo so, amore. Quanto pagato sulla moneta? A cosa? Sei contenta? Sì, Attenta che cola, attenta. Bello. È l'ananas. Si morde così. È frutta. Vabbè, un pochino, poi diventa dolce. Sembri Aaron quando gli facciamo assaggiare il limone. Vi faccio vedere la sorpresa che c'è al momento al McDonald's. Sono questi qua, con tutti i vari personaggi. Red, Maron, con tutti i... E all'interno c'è, ci sono queste scatoline di latta, così, sono carine, che non riesco ad aprire. Dove all'interno ci sono degli adesivi e delle carte, cos'è? Che devi fare cercare personaggio. Carte gioco. No, cosa che lo leggo? Ne ha trovato un altro. Il vassoio? E qui è che questo? No, passaglielo tu, non puoi. Occhio alla coppa. Passaglielo il vassoio, ecco lì il vassoio. Volevo buttare un po' di roba. Un attimo, io stavo facendo un video, un secondo. Ma io non lo sapevo, se arrivano le cose, faccio tutto il mezzo. Un attimo. Vedi, vieni che ci aspetta. Aspetta amore, che poi devi finire di fare la pappa. Sì. Grazie. Mentre aspettiamo. Andiamo. Sì, andate a vedere, ti chiamo quando però, arriva. Ale. Vabbè, rimane lei in casa, tanto sono tutti bimbi. C'è una sorta di festa di carnevale. Dove danno... dove danno un gadget, fanno il trucca bimbi. Allora, dove danno praticamente... Stanno già truccando un bimbo. Poi nel sacchettino ti danno una coroncina di carta. Carino però. Cosa ti hanno dato? Una spilla col panino, un palloncino, una caramella. Bello, dai, te lo teniamo noi questo. Vai a giocare. Vuoi che te la metto? Questa qua facciamo. Va bene. Era andata a pacco con quelle cose che mi hanno toccato da leone. E come ti hanno toccato? Era bello? Sì. Aspetta un attimo, tienilo su. Eh sì, perché poi se ti lavi la faccia va via. Aspetta qualche nutrude. No, non ti metto niente là, te lo prometto. Ah,
No, mettimelo. Perché se mi metti quello non mi brucia. Buongiorno, allora oggi lunedì mattina per me, non so quando uscirà questo video, per me è lunedì mattina. Riccardo sta facendo nanna perché sta facendo le notti in questi giorni e io devo mettere proprio il turbo perché devo ancora sparecchiare, cioè proprio me la sono presa e sono rimasta un po' a letto con Riccardo dopo, perché ha portato lui i bimbi e poi è venuto a dormire a casa, quindi mi ha fatta riposare un po' di più. Allora poi quando è tornato mi sono proprio messa un po' accanto a lui, così riposare ancora un po', e quindi me la sono presa proprio stracomoda, ma va bene così, ogni tanto ci sta. E oggi devo iniziare a lavorare un progetto di lavoro, video che devo creare, però a parte questo che farò poi oggi pomeriggio quando metto a nanna Alessandra. Adesso è già mezzogiorno, all'una chiude la coppa, io devo passare alla coppa, prendere i booster per i salatini di domani, perché domani festeggiamo il compleanno di papà, domani è proprio il giorno del suo compleanno, e quindi devo fare una scappata a prendere qualcosa, booster, qualcosa da bere, queste robe qua. E basta, sì, poi mi devo anche dare una sistemata. Insomma, il problema è che la coppa all'una chiude, quindi non so se ce la faccio. E poi all'una un quarto esce Alessandra e poi alle due esce Fede, quindi non so, non so come organizzarmi. Adesso vedo quanto ci metto a prepararmi, ragazze, e vado, il regalo l'abbiamo ordinato, ma arriverà purtroppo domani, io spero arrivi domani mattina, perché è già giorni che l'abbiamo ordinato, ma purtroppo è un regalo un po' particolare che non dico per sicurezza, anche se in realtà potrei anche dirlo, perché dovrebbe uscire questo video o domani,
anzi domani, quindi lo posso dire, mia mamma mi ha spoilerato che mio papà aveva bisogno di uno starter. Se non lo sapete, per chi non lo sa, lo starter è un accessorio più o meno grosso così, poi più si modernizzano, più sono piccoli, dove ti funge da batteria esterna per cellulari, tablet, computer, laptop, queste cose qua, oppure attaccandoci i cavi ti fa partire la macchina. E mia mamma mi ha spifferato che appunto lui lo voleva prendere e costa 55 euro, una cosa del genere. Lo dico perché tanto mio papà lo sa, perché se lo voleva prendere. Ho detto mia mamma, mi raccomando, occhio che non lo prenda, perché così glielo prendiamo noi. E quindi gli abbiamo preso quello. Spero arrivi al mattino, che così io riesco anche a fargli il pacchetto regalo, perché diversamente, non lo so, se invece non arriverà in tempo vorrà dire che una volta, la prima volta che vado giù a Torino glielo porterò. Però preferisco questo, che so che lo utilizza, che gli serve, piuttosto che una cavolata che magari non guarda neanche, ecco. E quindi mi manca carta regalo, sempre se arriva in tempo. Vediamo, se no, se arriverà con loro davanti glielo darò nella scatola. Carta regalo che faccio già che prendere anche poi per il compleanno di Ale. Insomma, una serie di robe che devo prendere. Basta dire che mi spiccio, se no non ce la facciamo, ragazze, perché a Luna chiude la Coop. Volevo andare alla Coop perché lì trovo quello che mi serve, tutto quello che mi serve, se no proverò l'Eurospin. Insomma, adesso vedo un attimino, mi preparo. Eccoci qua, ragazze. Allora, ho messo il giubbottino, il 100 grammi, perché appunto quando c'è il sole così, con l'altro non ce la faccio proprio, è veramente troppo pesante. E niente, io sto partendo adesso, spero di farcela, nel senso che sono le 12.36, Ale esce l'1:15, quindi dovrei farcela. Tanto devo prendere proprio solo dei booster, devo prendere del latte e proprio due cosine. Ci sono già uova di Pasqua dappertutto. E devo anche prendere quel detersivo che dico sempre per piena induzione camino, che però non trovo. Prendere anche i sacchetti della spazzatura, alla fine sono andata all'Eurospin, comunque avrete notato, perché è più vicino alla scuola di Ale, faccio prima, non so, preferite fare così. Ragazzi, allora sono stata da Eurospin, ho preso appunto le bibite, ho preso i viewster, ho preso una cosa, una pasta ripiena veloce per pranzo, perché comunque ragazze, quando prendo fede alle 2 arrivo a casa bene o male alle 2:20, quindi comunque
altrimenti diventa una merenda praticamente. E poi appunto sono passata dai cinesi, quel bel posto nuovo, ragazzi, ha delle cose per i compleanni pazzesche, bellissime, infatti per Alessandra, perché ci sono cose prettamente più da femminuccia, tipo le coroncine con scritto Happy Birthday, quella lì la voglio troppo prendere per il suo compleanno, da mettere appunto proprio il giorno della festa. E anche perché stiamo ancora pensando a cosa fare, non abbiamo ancora deciso se fare una cosa a casa tranquilla oppure se invitare le famiglie a mangiare fuori. Ci stiamo pensando, insomma, a capire un po' come fare, cosa fare. E poi, allora, quindi ho preso, tanto ve lo posso far vedere, hanno anche un sacco di assortimento bigliettini di auguri, cioè veramente fantastico. E quindi ho deciso di prendergli una cosa un po' più simpatica. A mio papà per il compleanno, come bigliettino, ho preso questo. È sempre bello festeggiarti con il cagnolino tipo ubriaco, no? Con il flute e la spumante. Cheers, happy, con la musica, nice, insomma, tutto felice che ha fatto... ha fatto il party il cagnolino. E poi appunto dentro meriti solo il meglio, e poi qua gli farò la solita dedica che io scrivo sempre comunque nei bigliettini. Quindi ho preso questo, poi ho preso, quanti minuti ho? 5 minuti, fantastico. Ho preso il mio deodorante preferito, nonostante io voglia provare prima quello che ho trovato nel calendario Nivea, quello sempre fatto così ma rosa. Questo me lo tengo caro caro per quando finisce quello, perché questo è proprio il mio preferito, ha un profumo fantastico e mi dura per ore. Quello spray no, sinceramente no, a parte che fa male, quindi ho voluto proprio un po' abolirlo. Infatti sto passando questo messaggio un po' anche a Riccardo, infatti gli voglio poi prendere il Nivea Men, c'è la stessa linea, c'è anche Men, tutto nero, blu. E anche a Fede gli piace molto questo, quindi ne ha uno anche suo lui. Meglio i roll, ragazze, meglio i roll. E poi ha un profumo fantastico. Questo è anche antibatterico con 0% di alcol, doppia protezione, traspirante, vabbè, dry comfort 72 ore, skin active protection, quindi insomma mi sembra un ottimo prodotto. E poi ho preso questi due, uno per me e uno per Alessandra, perché al momento sono senza burro cacao. Visto che spesso qui c'è vento, meglio non rimanere mai senza. Erano carini, faccio scegliere ad Ale quale vuole, io prendo l'altro. Insomma, uno è sherry, quindi ciliegia. Sì, questo è ciliegia e questo qua è blackberry, che dovrebbe essere mirtillo, se non sbaglio. Comunque carini, pagati anche poco, 1,50 euro l'uno, una cosa del genere. E poi c'era uno dei pochi negozi che ha cover che mi piacciono. Ho trovato la cover perché adesso non posso farvelo vedere perché sto filmando col telefono, ma praticamente carina, anche bella bella robusta, e mi piace. L'ho presa glitter, così glitter rosa. Speriamo che prenda comunque il MagSafe, ma volendo io ho ancora un MagSafe adesivo che mi regalò Riccardo e glielo attacco sopra in caso non vada, perché è quella che ho su, praticamente mi alza la pellicola e quindi agli angoli me la tira un po' su, e mi spiace sinceramente come cosa, perché non l'ho pagata pochissimo questa cover, però mi dà questo problema, quindi voglio provarla subito. E basta, quest'anno ci ha chiesto, non ce l'aspettavamo, la festa di compleanno a tema unicorno, quindi ha abbandonato l'idea Mercoledì Adams, perché lei è fissata anche con Mercoledì Adams oltre che Frozen, ma di Frozen gliel'ho già fatto l'anno scorso, sinceramente volevo cambiare tema, e lei mi ha proprio richiesto la festa a tema unicorno, quindi adesso vediamo se andiamo a mangiare fuori, magari prendiamo la torta, la facciamo fare a unicorno. Se invece facciamo a casa, prendo tutte le varie cose per il tavolo, i piattini, i bicchieri, i tovaglioli, tutto tema unicorn. Comunque vedremo, vi aggiornerò. Tornata a casa, vi faccio vedere veloce cosa ho preso da Eurospin. A 4,47 euro, se non sbaglio, 6 litri di latte, era una buona offerta. Ne ho approfittato anche perché ero senza.
Poi ho preso la diavolina, notare la differenza da Eurospin pagata, adesso ve lo dico se trovo poi lo scontrino, ma mi pare massimo 70-80 centesimi, da Carrefour l'altro giorno 2,50 euro. Stessa cosa, cioè alla fine sono tavolette imbevute di benzina, credo. Quindi voglio dire, non è che cambia tra una e l'altra. Poi ho preso due pacchi di Wüster per fare i salatini per domani, per il compleanno. Due pacchi così. Poi ho preso lo spumante. Non fate caso al nome, però mio papà si farà due risate. Poi sacchetti della spazzatura. Ho preso un po' di bibite, Coca-Cola. Ho preso il tè alla pesca, l'aranciata e basta, mi pare. Ho preso un'altra sfoglia per sicurezza, non si sa mai, ma il che vada ci rimane a noi. Un altro spray, sapete che noi questo qui lo usiamo come l'acqua, perché lo usiamo sia per il camino che per la piastra, sgrassare la cucina, eccetera. Quindi quando vado lì lo prendo. Ci va 20 anni di più. Poi tortelli alla zucca per oggi a pranzo, visto che è tardissimo. Questa è Nala che sbadiglia. Ecco, qua c'è lo scontrino. 48 pezzi di accendifuoco, 89 centesimi, confronto 2,50 euro, vabbè. Poi ho preso un pacchettino piccolino di palloncini, così anche Ale si diverte. E i pomodori fuori di bue, perché devo fare la mozzarella e così faccio una caprese, perché sta mozzarella tra 3-4 giorni scade, quindi volevo farla. Questo è quanto, mi pare basta. E poi dai cinesi qualcosa ve l'ho fatto vedere, qualcosa forse ancora no, perché poi ho fatto un altro giro. Ho preso due rotoli di carta regalo, uno con Paperino arrabbiato per mio papà e uno con Minnie poi per il compleanno di Ale. E poi, vabbè, la cover ve l'ho già fatta vedere prima. Ho preso questa qui, che è un profumino a forma di scarpa al profumo macchina nuova, che a mio papà dovrebbe piacere, da parte di Fede, che mi ha chiesto se gli prendevo un pensierino. Poi il deodorante e i tre, perché ho preso anche questo per Fede all'aloe vera, perché lui soffre molto di labbra screpolate. Altri due lip balm, il bigliettino ve l'ho già fatto vedere. Qua c'è la cover che avevo prima, che si è rigata, e vetrini per le fotocamere. Vabbè, questo è tutto e niente, adesso pranziamo perché ho fame. Ragazze, scusatemi, non ho più concluso questo vlog, però è stato un pomeriggio abbastanza intenso, perché poi ho fatto anche la doccina da Alessandra, così domani dopo scuola appunto è a posto. E poi niente, abbiamo poi pranzato, perché voi siete rimaste, stavo montando il video, voi siete rimaste allo svuota la spesa, ho visto, quindi... Poi ho dimenticato completamente il vlog, anche perché poi Ale ha fatto il riposino, Fede i compiti, anche per dopodomani, perché domani festeggiamo il compleanno di papà e quindi non avrebbe il tempo per fare i compiti, materialmente proprio non ne avrebbe, se non poi la sera, ma sarà stanco, quindi abbiamo fatto i compiti per domani e per dopodomani. Il bagnetto ad Alessandra, perché comunque così domani che torno da scuola lei è già a posto. Vabbè, Fede si è fatto la doccia, solite cose, però poi anche cena, ho preparato cena, insomma alla fine non ho più filmato nulla, quindi scusatemi, ma tanto comunque stavo guardando che è già un vlog di 2 giorni, quindi bello carico. E niente, quindi io vi saluto qua, tanto domani girerò un nuovo vlog dove appunto sistemiamo un po' casa, dove appunto addobbiamo un po' tutto per il compleanno, e dovrò fare anche tutto molto in silenzio, perché
Riccardo comunque dormirà oggi, fa l'ultima notte per fortuna, poi ce l'ho 2 giorni con me e anche lui è contentissimo, mi ha detto che non vede proprio l'ora di fermarsi un po', di stare un po' con me, con noi e quindi dai, sono contenta, però ci tenevo a salutarvi, a darvi un bacino e sogni d'oro, ci vediamo domani mattina. Vi sveglierò presto con me. Un abbraccio, buonanotte, vi voglio tanto, tanto bene.